il loro contributo è questo. E non è facile trovare tante persone così che danno in una maniera volontaria il loro tempo. Vuoi perché c'è il microfono, non lo so più eroe come si diceva, vuoi perché dietro le quinte c'è sempre delle persone che piacciono e hanno la passione di fare. Insomma, tante cose messe insieme che tengono ancora legata a questa radio, che tiene perché ha dei grandi punti di riferimento, perché abbiamo capito, almeno tanti di noi hanno capito l'importanza di questa radio, l'importanza di stare assieme, di fare cultura, di fare informazione, eccetera eccetera eccetera. Magari uno dice, vabbè, e se si rompe il 94 MHz cosa vuoi fare? Vabbè, andremo a fare qualcos'altro, non ha importanza. Oppure andremo a fare niente. Però io dico sempre, quanto mi ha dato questa radio? Io sto parlando personalmente adesso. Quanto che mi ha dato questa radio? Quanto gli ascoltatori mi hanno dato? Le trasmissioni, eccetera. Gli interventi. Ecco perché voglio salutare veramente tutti oggi, li voglio salutare augurando veramente delle stupende feste, delle feste Natale, Santo Stefano, certo, poi noi abbiamo la possibilità comunque di sentirci ancora la prossima settimana, per carità, ci facciamo anche gli auguri dell'ultimo dell'anno e del primo dell'anno, quindi abbiamo ancora delle occasioni per stare insieme. Però oggi mi sento proprio di augurare a tutte voi e a tutti voi veramente delle feste di serenità, di salute, di religiose anche per quelli che ovviamente credono in questa festività come festa di questo, l'altro, eccetera. Non ha importanza. È importante che ognuno di noi, ognuno di voi possa stare bene dentro di sé. Staccate la spina, mettetela in un altro posto, state con la propria famiglia, con i propri figli, con i propri amici. No, ma è meglio con la propria famiglia. Il Natale è particolare. Il Natale va alla ricerca della famiglia, del calore della famiglia. Quindi rimanete con la propria famiglia. Se c'è dei contrasti, magari è l'occasione anche giusta per sistemarvi. E soprattutto mi rivolgo alle vedove, mi rivolgo ai vedovi, che in questo periodo, prima del sostizio, sono in una leggera, diciamo così, depressione, perché è un brutto momento, perché magari gli mancano i figli, gli mancano la persona amata, gli manca un qualcosa. Allora si va, c'è quella leggera depressione di tristezza, da voglia di far niente, di nostalgia, tutto quello che ci va dietro. Poi quando che il cosiddetto sole vince sulle tenebre, guarda caso, come per magia, le persone cominciano a rinascere, quelle persone che ho elencato, le vedove, i vedovi, eccetera, eccetera. Quelle persone lì, come di incanto, come per magia, rinascono perché il sole ha vinto sulle tenebre ancora, e c'è il figlio che chiama la mamma, c'è la figlia che chiama il papà, ci vediamo oggi a Natale, stiamo insieme, eccetera. Quindi diventa magia, incanto. Questo mi sento di dire oggi. E mi sento di dire a tutte le famiglie, a tutte le persone che sono sole,
che comunque non siete sole, avete ancora dei figli, avete ancora dei parenti, avete ancora una radio che vi tiene comunque compagnia. E io spero che questa radio, che a febbraio compie 39 anni, possa veramente durare tanto per dare felicità e serenità e per dare quella parola e quella parola di speranza per tutti noi che ne abbiamo veramente bisogno in questo periodo. Periodo brutto, periodo tragico per la nostra Italia, se vogliamo mettere sta parola così. Però insieme a queste parole pessime, brutte, negative, mettiamoci anche la parola speranza, speranza di un futuro migliore per tutti noi, per i nostri giovani, per le nostre giovani generazioni, per i nostri figli, nipoti, eccetera, eccetera, eccetera. Questa è la speranza di andare avanti. Siamo positivi, siamo ottimisti e deve essere così. Vi lascio con una canzone natalizia, ovviamente. Pronto? Ma pancia questo. Pronto? Questo qua è via, va bene. Ok. Pronto? Pronto? No. Ehi, c'è là, eh. Pronto? Dio. Roba da matti. Va bene. Allora, ci facciamo un'altra canzone. Un'altra canzoncina, e dopo andiamo anche in pubblicità. Non c'è nessun problema, io so che ci sono le linee occupate dai idioti, oggi li chiamo idioti, però noi andiamo avanti, non c'è nessun problema, si stancano, madonna. Adesso vedete com'è la canzone bella di Natale, Bianco Natale, che si deve stanco de... Ho voluto fare questo pensiero a tutti voi, mi è venuto fuori così dal cuore queste cose, magari qualcuno non ne frega assolutamente niente, ma magari qualcun altro ne frega qualcosa, e l'ho voluto regalarlo a voi comunque, no? E avevo voglia di sentire tante spose oggi, molto probabilmente l'idiota o i due idioti che occupano ovviamente le linee non sanno cosa fare oggi e hanno voglia di giocare, e d'altronde noi li lasciamo giocare, hanno tanto tempo da perdere, ma può darsi che oggi è anche il 24 quindi di dicembre, quindi si trovano anche in ferie, potrebbero anche andare a fare shopping magari, no? Andate a prendervi un qualcosina, non so, un regaletto per vostra moglie, per i vostri figli, non so, un regalo per gli amici, non so, venite in radio a prendere un libro, non lo so, fate qualcosa al mondo, insomma, cercate di avere qualche alternativa, insomma, no? Non sarebbe male. Pronto? Sì? Pronto, chi sei? Ego, ho una voce diversa perché ho raffreddore. Ciao Anna! ciao Giorgio, guarda, sono così contenta di essere riuscita, perché sono qua anche un poco buttata, perché mi si scoppia un po' tempo. Si sente però, si sente. E qua siamo tutti sassinai, perché anche i metosi qui di Verona, i viesoni, insomma, sto anno va così, cosa ho avuto? Ego, mia sorella, che si è rotto il febbre, e è in ospedale, e così, insomma... sto anno va proprio così. Bellati, sì, ti Alessandro, per aiutarti, sì. Perché avevo proprio voglia di, siccome non te l'ho più visto neanche quando che vengo, so che di solito ti trovavo, e così ho detto aspetta che manco può detto che voglio fare gli auguri, perché ti sei tanto una cara persona, non posso dire proprio niente, ti sei veramente quello che te ho sempre detto, che sono contenta che te che sì, perché te sei umano e va ben così per radio, caro, certo Giorgio. Grazie Anna.
Te raccomando, ti enduro, come diceva Pirazzo, maestro a muso duro, e dai un bacio a Giliola e a Toputea, e va avanti, e viva Gamma 5, che ha da andare avanti. Assolutamente, certo? Salutami Alessandro. Grazie, certo Giorgio. E ora ti fai il Natale insieme con Alessandro? Sì, so con Alessandro e altri due, e vieni a farmi compagnia, perché sai che io ho quattro fiori. So. Però mi manca, cioè, prima che avevo una bella squadra, sono a trovare anche Roberto, dopo tanto mi ho fatto coraggio, però ho detto, sono venuta via da che a casa di riposo, mi viene da piangere, come ho visto che ho pianto, non so buona a rassegnarmi, che sia, guarda, sinceramente, ogni volta che mi viene in mente Roberto mi viene a piangere, capisci? Certo. Non so, sento una roba dentro di me, che è una roba contro, non dava bene, non era giusto, non seguivo il posto che dovevo fare, non era il fine di fare così, e ho trovato un vecchietto, sento, Giorgio. Anche perché le giovani, quanti anni hanno? Insomma, io ero sempre stato un po' flemmatico così, ma non aveva, insomma, stava bene, insomma, non voglio più parlare, basta, Giorgio, te mando un abbraccio, ti ringrazio, sento caro, ti e tutti quanti qui. Passa un buon Natale. Perché non mi si rende conto che se andasse chiusa a cessare e a voce del popolo, a voce della gente che non ha niente, poco della vita, e a radio che ha sempre tanto servito, sento, per tutti, sento caro. Ma certamente, certamente. Giorgio. Un abbraccione, Anna. Ancora, è perché ti sento poco, non importa. Che so. Importante quello che vuoi dirti. Ti mando un abbraccio, grande sempre. Ciao, anche a me, ciao. Ciao, e fai compagnia a spose, come che diceva Franco. Assolutamente, ciao, assolutamente. Ciao. Assolutamente. E spose è parte integrante di questa radio. Che vuoi dire questo? Pronto? Pronto? Ogni tanto passa qualcuno, eccetera, eccetera, ma un attimo andiamo avanti, un attimo non ne fa paura ste robe qua. Sti ebiti, ancora voglio dire ebiti, perché così vi rende conto che la vostra è solo rabbia, è una rabbia che avete dentro. Ve lo dico con tutto il cuore, oggi avete solo rabbia, rancore, odio, e non siete capaci di fare niente, siete incapaci, inetti. Questo vi ha detto buoni di fare oggi. Ve lo dico con tutto il cuore un po', con tutto il cuore, perché che c'è della gente che ha voglia di pacciare, che c'è gente che ha voglia di dire a sua, di salutarsi, eccetera, e voi altri sì là, come dei deficienti, in queste giornate un po' particolari, facevi un esame, non so, seguì ancora un servizio, ma credo che sia calato lì. Pronto? No, lei mi faccio incassare sempre di più, pronto? Lei mi faccio incassare sempre di più un po', perché voglio che vi incassi un po'. Dai, pronto? Dai, incassate, pronto? Pronto, Mara? Vai! Pronto, Mara? Eccola, Giorgio, buongiorno. Buongiorno, Mara. Niente, non posso mancare a farti gli auguri. Anche massa. Né a te, devo, perché è un piacere, salutare te e anche la tua famiglia. Grazie mille. Di niente, Giorgio, ci vediamo alla prossima. Ciao, Mara. Grazie a tutti voi. Saluta Attilio. Sì, va bene, grazie infinite, Giorgio. Se non lo vedo, cioè, c'è sempre là da te, e posso mia più vederlo, mia. Ma cosa dici, Giorgio? Ascolta, sabato il programma, Attilio.
Sabato, ma io non ci sono sabato. Ah, ci picchio, va bene, comunque riferirò e vedrai che sicuramente sì, io sì, ti farò vedere. A parte questo, ti ringrazio, auguri infiniti e a tutti quanti voi. Ok, grazie Mara. Grazie, grazie a te. Ciao, 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 ciao. Anche la Mara, grazie, ovviamente. Pronto? Pronto? Niente, dai. Deve stufarsi, faccio stufare. Pronto? Dai, dai, faccio stufare. Pronto? Pronto? Mi faccio stufare. Pronto? Ma pancia questo. Pronto? Questo qua, dai via, va bene. Ok. Pronto? Pronto? No. Ehi, c'è là, Pronto? Dio. Robe da matti. Vabbè. Allora, ci facciamo un'altra canzone. Un'altra canzoncina. Dopo andiamo anche in pubblicità. Non c'è nessun problema. Io so che ci sono le linee occupate dai idioti. Oggi li chiamo idioti. Però noi andiamo avanti, non c'è nessun problema, si stancano, madonna. Adesso vedete com'è la canzone bella di Natale. Bianco Natale. Così dove stanco de... Pronto? Oh là! Ah, finalmente. Ciao Giorgio, ciao. Beh, intanto saluto Stefano, la Mara e l'Anna che ho sentito da Cesarina. Sì. L'Anna in modo particolare, perché io so che ho un particolare attenzione nei suoi confronti. E saluto anche la Mara che è un supporto nelle trasmissioni di Attilio, li sento insieme e mi fa piacere sentirli. Auguro a tutti buone feste per quello che può avere e più che altro un grazie a chi contribuisce a portare avanti il discorso della radio, che lavora dietro il quinto, in modo particolare anche Gigliola, la Lilli, Giovanni e la Tiziana che sono sempre presenti, ecco. Okay. Il famoso dietro le quinte. Beh, certo. Anche perché so che quando che varie iniziative bisogna lavorare tantissimo e un grazie a tutto il gruppo degli irriducibili. Saluto Arianna in primis e Luca e tutta l'equipe che lavora dietro questa radio. E io vi auguro ogni bene. Io non ho proprio voglia di niente quest'anno perché personalmente va abbastanza bene. Mi fa piacere, è tutto il contorno, dai. Giorgio, tutto il contorno che abbiamo intorno, guarda, io sono così oberata da cose tristi che veramente guardano. Bisogna cercare di superarle. Lo so, ma non voglio, ti vieni coinvolta perché vuoi, anche io ho delle situazioni qua nel nostro condominio pesantissime, certo. Anche a livello sanità, Giorgio, le persone con delle patologie pesantissime e ti tengono un giorno dentro, ti fanno le trasfusioni, poi dopo qualche ora ti mandano a casa. E devi arrangiarti a far tutto, non è il mio caso, parlo certo, della mia vicina che sì, certo. E medicazioni molto molto importanti, devi arrangiarti, ti rispondono signora si cerchi un'infermiera e tu pensi cosa vuol dire cercarsi un'infermiera, pagarsela, sì. Situazioni guarda proprio, io vedo da quando avevo mio marito ammalato, una ventina d'anni fa insomma, e adesso le cose sono cambiate in modo pazzesco. Madonna, sei cambiata. Mio marito non aveva grosse patologie, però quando aveva qualche ricaduta così col suo problema, e 10-15 giorni come niente, tenevano dentro, facevano tutti gli esami, tutti i controlli, provavano a cura. Adesso niente, ti fanno... vai lì attraverso il pronto soccorso, ti fai 7-8 ore di anticamera, poi...
ti fanno qualche flebo, qualche, ti cambiano medicine, ti fanno qualche medicazione, poi a casa devi arrangiarti per tutto. Sì. Allora, io sto vivendo da vicino una situazione che non ho mai visto una cosa del genere. Ecco, ed è triste, ecco, è triste perché siamo tutti su quella strada lì, prima o poi ne tocca a tutti. Che prima che dopo? Se non facciamo la fine del Roberto, Roberto poverino che se n'è andato in fretta, ma guarda, è proprio da augurarselo. Certe volte dire, credo che abbia fatto una delle morti più belle, a parte sì, la giovinezza che aveva. Giorgio è traumatico perché certo. Io mi ricordo che quella volta ho accompagnato mio marito all'ospedale, l'ho lasciato lì che parlava e sono andata là la mattina ed era già in coma e certo. Non puoi più dirti niente ed è tremendo, perché immagino. Quando ti parte una persona così è tragico, certo. Però la sofferenza, io la sofferenza non la sopporto più, guarda, supero più la morte che certo. Le sofferenze. Soprattutto mi sto stancando a vedere la sofferenza fisica. Ecco, comunque... ma è più facile infatti superare la morte che la sofferenza. Ci sono tanti che dicono, sai, queste cose qua ormai, Sì, guarda, io sono arrivata a questo punto, forse perché sono arrivata a un certo punto della vita che ti dici, vabbè, dai, a sto punto qua, ti auguro piuttosto di soffrire e morire. Vabbè, Agnese, ti sicura giovincella, Dio sì, questo, sì, dai. Sì, giovincella. Di spirito. Ecco, cerco. Ma mio, a me è accompagnato, se Giorgio qua a Vicenza, che certo. Mi tiene su. Certo, che vuoi altro, e vuoi altro. Le mie amiche. Anzi, salutamele tutte, dalla Rosana... Lana di Berganze, tutte quante insomma. Sì, 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 ci siamo trovate 15 giorni fa, eravamo in 21. Madonna. Tutte vedovelle. Tutte betoneghe. Quasi vedovelle, aspetta perché sennò qualcuna si offende. Ma tutte ci siamo conosciute, tutte attraverso la radio. Che bello. Dalla prima all'ultima, perché indirettamente magari... tramite la prima che poi si è conosciuta con me, poi ti ha presentato l'altra amica certo. Che ascoltava la radio, è stato tutto un legame. Sì. L'ultima che abbiamo conosciuto è stata la Maria Paola, l'Anna Paola. L'Anna Paola, io se l'ascolto sì. La saluto e le do un forte abbraccio. Sì, 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 l'ho sentita domenica, era un momento abbastanza giù, però l'Anna io Paola spero, è una grande, io una grande persona. Così la nostra amica Rina che ha la macchina è una nuova ecco così insomma perché il nostro problema è sempre quello lo so va bene dai saluto tutti un abbraccio proprio affettuoso in modo particolare all'Anna ti auguro tanta di guarire in fretta comunque c'è parecchia gente che ora affronta c'ho anch'io un po' di tosse vabbè me lo porto avanti dai. Con tutto smog che abbiamo poi osservavo la strada qua vicino a casa mia una statale guarda era una macchina vicino all'altra vedi che traffico pensa cosa respiriamo cosa vuoi mia moglie sai cosa mi ha detto sto tosse e raffreddore mi ha detto molto probabilmente perché dieci mesi che non mangi più carne stai buttando fuori tutte le porcherie 10 mesi che non mangi più carne sì. Bravo è da febbraio che non mangio più carne bravissimo ripeto bene però il pesce mi piace mangiare vabbè dai adesso poi escludere tutto ma anch'io la carne l'ho ridotta moltissimo mangerò una volta a settimana ma proprio non sento il bisogno non è che ho fatto per certo. principio proprio non sento il bisogno va bene saluto a tutti e un abbraccione a tutte quante a te personalmente riferirò okay. Domani è il compleanno della Natalina allora Maria Debora allora diciamo tanti auguri Natalina anche se anticipato però dai sì ma le accetta lei ok va bene ciao va buono tutti. ciao Agnese ciao. Di qua a posto sì ok vediamo di qua pronto niente va bene pronto Sacramento va bene dai facciamo un altro pezzo musicale dai così ci riposiamo anche noi dai
fatevi, eh? Dopo fate quello che volete, ovviamente, perché siete liberi di fare ciò che volete. Pronto? Sempre più incazzati. Pronto? Sempre più incazzati, ragazzi. Questi qua è già incazzato a morire. E io avevo da il modo de liberarvi dai vostri bisogni, dai vostre robe. Pensati quanto bravo che sono stato. Pronto? Sì, sì. Pronto? Quanta pazienza che porto, eh? Vero che porto tanta pazienza? Pronto? Facciamo un altro pezzo musicale che sta bene, va. In banco se divertimo un pochetto. Ciao. Ciao, sono la vostra ascoltatrice. Sì. Posso sapere il tuo nome? Gianna. Vai. E ora voglio fare gli auguri a tutti e speriamo che sia poca gente che abbia un fiato di cuore e che mangia manco in alto, sai quelli che mangia, sì, sì. Che abbia coraggio da dare un qualcosa che altri perché qua vediamo che qui che si fa un bel dadrio, un bel mazzo, e quelli che tranquilli chissà che si metta guarda, finisce anche poi origiano, non state preoccupare, finisce anche poi. State preoccupati, che sì, finisce arriva, anche arriva, 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 arriva. Viva la vita! Sì. Ok. Ciao Gianna, ciao, grazie. Auguri a tutti. Grazie anche a te e a tutta la famiglia. Grazie, ciao. Cara, ciao. Ho preso una telefonata così, a volo. Pronto? No, tu non ti prendi le telefonate al volo. Ti dici stupido. Quindi non ti capisci, bisogna mi prendere telefonate al volo. Eccoci qua. Oh, sto microfono è troppo sensibile. È sensibile il microfono. Pronto? Sì? Vai Claudio, sei in diretta. Sì, buongiorno. Dunque, mi sono un vecchio ascoltatore della radio. Sì. Ho sentito a Carla, Anna, sì. Agnese, tutta gente che conosco. Sì. E sono contento di aver sentito. Però dovevo farti un appunto a te, Giorgio. Dimmi. Mi metto data del T. Madonna. Perché chiamare idioti, tutti qui che te telefoni e che te butti su così, sì. Non mi sembra giusto. Finché quando che era Franco, incitava queste telefonate. E tutte le scorese che ho fatto in radio, dal telefono, da solo in cucina da Franco, che gli aveva detto a provocare la discussione. E ora tutti qui che ti diciamo idioti, sì. Forse gli ha qualcosa da dire. Ben se voi ascoltasse e che sia possibilità di parlare, che a Carla ha detto che ha tanti animali che viene a tappare la bocca, sì. Penso che a tante persone che vengono a tappare la bocca, anche a persone che come me, che non c'entro più niente perché ho abbandonato la radio tanti anni fa, sì. Per motivi personali, di salute della mia mamma, invece potrei portare avanti ancora il coso della radio facendo una radio pluralista con tante idee a confronto. Se queste persone vogliono parlare c'è la possibilità di parlare, ma finché mo è scoresi in privato come hai fatto fargli parlare? Perché forse a monte di questo discorso può essere che chi ti sta ghettizzato. Questo non è un problema mio, No, ma allora tu metterli in diretta, tu parlavi di Franco prima. No, io non posso metterli in diretta a questi personaggi qua. Non sono personaggi, intanto Franco li avrei messi in diretta e incitate, dai sfogate. E che fai a fare del che scorrese del mio? Io non sono Franco, ragazzi, io sono me. E allora posso parlare sempre di Franco, il solco di Franco? No, scusami un attimo, io ho parlato di fondamenta. Fondamenta. Io ho parlato di fondamenta, però ho anche detto, se te l'ha capito, che fondamenta sta qui, ma che cambia anche i muri e anche i malte, perché noi altri siamo cambiati.
cambiare, siamo cambiati. Bon. Allora, queste persone qua, però se cambiano, si cambia anche la radio. Ma no, certo che c'è cambiato anche la radio, ma scusami un attimo, la radio non c'è come quella di 40 anni fa. Ma che mancaria. Che pure altro. Hasta ora mi avete messo in gara. Appunto, scusa. Che c'è una Daimo, mi permetto di dire che da Calbucarone va via Catalone, che può anche bestemmare, dico tre. Adesso non si può più. Ma appunto cosa vuoi dire? No, ma però tutta la gente che telefona non si può dare idiota, non si può dire che aspetta. Ma io ricomincio si comporta Claudio con me, prima di tutto non ti sai neanche chi sia l'Adedrio, uno. Appunto, quello sì. Ecco, e in più, uno che si comporta così, da cosa può essere? Sono un idiota, scusami un attimo. Allora te presenti come ti hai detto te, Claudio, te che hai espresso una tua idea, tutto, e mi devo lasciare parlare, punto. Sì, ma mi dico che questa roba può andare, se non si può fare muro contro muro qua. Ma non faccio muro contro muro, mi. E se persone che queste qua da tanto paradio... Ma non sappiamo chi sia che... Dai. Claudio! Ragiona un attimo, permettiti che non te sa chi che c'è di Drio che fa la scoresetta o la pernacchia. Ma allora, tu non sapendo chi c'è dietro te che dici idioti, ma che sei quando sei solo che ma io si sta comportando da idiota, no, se no, permetti. No. Come no? Se chi che ha il boccarolo manca comando, come tratti in no, mi non comando niente, mi non comando niente, mi non comando niente, mi ti dico solo che... Mi non te conosco, Claudio, non te so neanche chi ti sei, ti sei Drio esprimere una tua idea. Dunque, mi sono Claudio Coletto, abito a Campodarsego, via Maisette, numero 33. Bon, perfetto, mi non te conosco, se te permetto. Mi non me ne scondo di un microfono. Ma no, e mi, cosa hai detto, Claudio? Ti sei Drio parlare, punto. Sì. Ti sei Drio esprimere una tua idea, che è contraria alla mia, in linea di massima, più o meno, ma no? Ma sei sicuro che sei contrario? Perfetto, perché... perfetto. Ma... Te hai lasciato parlare, te hai chiuso? Sì, ma mi vuoi parlare, perché chi parlare del solco della radio, cosa fatto da Franco Carraro, Franco Carraro poi per un periodo con il suo, e poi ho vissuto in radio. Ma avevo vissuto anche me con Franco. Cosa è il solco della radio? Franco, ma lei, questo Franco, se te permetti... Questo se te lo permetti te lo dici ti, mi posso essere anche contrario di ti, se te permetti. Ascolta, ma che comunque in ogni caso, se te permetti, ti sono lasciato di parlare e ovviamente chi che fa scoresetta è un idiota perché non esprime comunque la sua idea. L'idea della scoresetta, volevo dire che bene o male te a meriti, detto papio. Ma beh, forse mi ha merito, ma comunque in ogni caso te viene fuori e mi diciamo comunque sempre idiota se ditevi avanti con la scoresetta. Non mi offendo, ma però bisogna agitare molto più pesanti e dite quasi che ha tempo da perdere. Invece di aver tempo da perdere, forse è la sua unica maniera per contestare se qui, perché mi puoi parlare. Ma perché sta, ma chi sta a dirlo questo? Chi sta a dirlo questo, Claudio? Chi sta a dirlo questo? Perché ho sentito parlare della vecchia radio. Chi sta a dirlo questo, Claudio? Chi sta a dirlo questo? Questo io cosa di che mi si fa parlare? Chi sta a dirlo questo? Mi sei qui a farli parlare? Mi seguo in vicende, adesso bisogna un anno e mezzo che ora mi seguo qui le vicende. Bene. E mi pare che sia fatto delle robe che... Ma vabbè, partite fuori del mondo, ma la gente può essere che sia anche bestia, gente qua. Ascolta, tutto è relativo, A radio, i primi che ha portato a casa roba biologica, siamo stati in tre, dimmi la festa del biologico, rilevi in radio, Franco mi domanda, si è una messa un po'. Vediamo tutti i guantini del biologico e andiamo in water e stai ad ora se ne sei tutto. E anche un altro biologico della radio, questo capito? Ma fare solo che biologico, mi pare che c'è roba molto ridotta. Biologico, posso per dire, tutti i mai, tutti i maniare qua, tutti i maniare là. È un mondo anche diverso. Se fai trasmissione sia sull'alimentazione, sia sulla politica, no, sia sulla cultura. Io devo lasciare spazio, anche ad esempio la strapaccio a tutti, Franco questo papà in radio, anche i fascisti, che domenica Stefano, domanda là in testa degli autonomi, domanda che è Arianna, che ha detto capio. E c'è spunto per salutare Gigi, Arianna e anche Adaria, che ho visto insieme, che penso che fu a cosa della Adaria, perché Adaria non mi neanche nominare, è stata una grande roba, e ho visto con Franco vederlo con che papà fermoroso che gli era qua, questi qua ti ricordi di Franco. Ma benissimo. Una bottiglia di vino, sono una cosa. Lo dico che se mi sente Ariana, perché Franco lì non ha mai bevuto, ma io sono una salopette, e se dirà vuole sommettere la salopette, gli era gusto, vedalo. E che è una salopette che dentro lì è tutto, gli era il suo ufficio. Va bene. Saluto perché mi non ho ancora con nessuno. Bene. E
e Mino, Mino, ora ancora con te, uno perché non te conosco, se te permetti. No, ma l'altro vado in radio. Vabbè, te vieni a trovare in radio, non che c'è nessuno, non che c'è, non con... che Claudio, Claudio non ho nessun problema. Ecco, buona. Mi ha parlare, ti ha espresso una tua opinione, ok? Ti ho detto contraria alla mia, mi ti ha espresso la tua opinione, punto e basta. Chi che vuoi esprimere la propria opinione lo fa nel senso, in maniera giusta, corretta, senza fare scorrese. Mi permetto di fare un nome. Uno come Claudio Ranesso, che sa cosa che ha fatto con Iera Franco, ma deve essere presidente onorario e radio, anche gli ha fatto delle robe. Che neanche il signore sa per salvare Claudio, per fare che robe, vedi, penotti solo parlare. Guarda che, guarda che Claudio Ranesso, lei da... un consiglio di amministrazione a radio. Vabbè. Il consiglio di amministrazione era aperto, era... la gente si cattava a gusto venire per sentire i problemi reali della radio. E dopo anche idea realmente, ho sentito che... adesso, fai il consiglio di amministrazione, sarai chiusi, che vuoi il pass, che vuoi l'invito. Ok. Buona. Ciao, arrivederci. Ciao, ciao, ciao. Ecco, uno ha espresso la sua idea, mi ha lasciato parlare, non te me trovi ovviamente il consiglio di amministrazione, intanto è una cosa, l'assemblea di conduttori è un'altra, Claudio, il consiglio di amministrazione ovviamente deve trovarsi quei sette che sono stati eletti da una cooperativa, dai soci della cooperativa, in grado a prendere le decisioni in quei tre anni che sono stati eletti, punto e basta. Bei o brutti, le loro decisioni sono quelle, perché sono comunque sempre uomini. Poi alla fine dei tre anni sarà i soci della cooperativa a decidere se è bei o se è brutti, se siamo da metterli ancora oppure no, punto. E nell'assemblea dei conduttori, ovviamente l'assemblea dei conduttori è aperta ai conduttori e comunque ai persone che non vuoi fare casini, tutto lì il discorso, basta, perché o se viene con un certo senso oppure se fa del manco de miniere. Comunque se te vuoi Claudio mi so qua a lunedì, mercoledì, ti vieni qua il mercoledì magari dai 10 a mezzogiorno e ne parliamo finché te vuoi. Mi ho sempre due ore prima della trasmissione qua, che c'è sempre qualche persona che viene, e quindi guarda, ti invito tranquillamente, meno con nessun problema, ti invito e ne parliamo un attimino, così ti ho anche la possibilità di conoscere i vecchi, come ti ho detto, ti dia radio, punto e basta, grazie comunque. Pronto? No. Uno così, come è a chiamarlo Claudio? Beo? Mio, metto in diretta una scorresetta, se ti permetti, Anche per rispetto dei cosi, gli ascoltatori, pronto? No. Pronto? Pronto? Chi sei? Vabbè, vuoi andare in diretta? Va bene, ok. Va buona. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Ah, sì, 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 sì. Allora, mettiamo su un altro pezzo musicale, va così. Questa giornata di Natale. Sono d'accordo adesso, ho avuto una discussione ma anche giusta e democratica, chiamatela come volete, con Claudio Colletto, che io ripeto ovviamente, se vuole venirmi a trovare mercoledì, mi fa un colpo di telefono 349-7535181, mi fa piacere, Claudio, conoscerti, magari, perché no, ci scambiamo quattro idee, da uomini senza nessun problema. Prima canzone, dopo ce ne sarà una serie, diciamo così, di canzoni, tutte per voi, tutte per gustarle, eccetera, eccetera. Insomma, periodo natalizio, vi faccio un regalo, un dono, mi faccio anch'io così per stare insieme. Vediamo se riusciamo a prendere qualche telefonata, perché d'altronde ho degli idioti, scusatemi, ma degli idioti che occupano delle linee e non vogliono far lasciare, salutare le persone comunque. Vabbè. Pronto? Bene. Pronto? Bene, ok. Questa è l'intelligenza ovviamente delle persone.
Pronto? Sì? Aspetta un attimo. Pronto, vai, chi sei? Pronto, non mi conosci più? È Giuseppina. Ciao. Ciao, cara. Niente, volevo anche a me farti tanti auguri a te. Grazie. Aristide come sta? Non bene. Va bene, dai, facciamo gli auguri. Facciamo perda. Vabbè. Ok, saluto tutti e tanti auguroni per tutti. Grazie mille, Giuseppina. Ciao, Giorgio. Ciao, un abbraccio, eh. Grazie. Ciao, 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 ciao. Bene, dai. Giuseppina è riuscita a entrare. Pronto? Ah, tu, niente, non entri. Pronto? Vabbè, dai, ok. D'altronde, vabbè. Comunque io faccio appello a tutte le persone, tutte le donne, gli uomini, eccetera, che ci vogliono salutare, magari anche dire cosa fate domani di bello, eh? Vediamo se riesco a beccare qualche ricetta così, un po' particolare, succulenta, viviamo in un periodo dove che adesso siamo diventati tutti vegani, tutti vegetariani, eccetera. Magari c'è qualche ricettina buona per il, quindi ti auguro comunque un buon Natale, buone feste, e come che auguro a tutti quanti, e quindi colgo l'occasione, a tutti e a tutte, e a tutte le mie donne, le mie spose, è veramente dei giorni tranquilli, di serenità, di pace, se è possibile, di farvi non delle abbuffate, mi raccomando, perché dopo i medici ne dice su, questi medici qua poi del radiogramma dove vi rompe, ok? Mi raccomando. Ok, io vi auguro veramente buon Natale a tutti, ok? Ciao, statemi bene, c'è la Marisa e adesso vi fa compagnia lei. 500.000, adesso potrebbe essere che in 100 non ha capito niente di quello che per... Non ho detto parole a Franco Cararo, non ho detto parole a Giorgio, a Franco Cararo, non ho detto parole a Giorgio, capito? Uh-huh. Solo che questa radio deve cambiare, o cambia, come hai detto tu, che è giusto che cambi, ma non parlare sempre che è il solco di Franco Cararo. Perché l'ho vissuta benissimo la radio, lo sai benissimo. Cioè, ascolta Claudio, guarda che io ho detto esattamente il contrario adesso, eh. Sì. Che io ho imparato molto da Franco, ma soprattutto Franco mi ha insegnato a ragionare con la mia testa. Ma perché mi hai detto su come una volta mi sì, sono... Ma dove sei stato fino adesso? Scusami, sai, non ti ho più visto. Prima ho problemi, ho delle salute come mamma, e poi mamma mia. Quando arrivo a mia mamma. Certo. Dopo mi sono anche sposato e ho due bambini, uno da 13 e uno dei 7. E adesso un anno e mezzo che ho cominciato a seguire la radio, vuoi trovare una roba stralunare, una roba sì, che... Beh, immagino che uno che sta via tanto tempo quando torna trova tutto cambiato. La radio che mi gola mai e che amo ancora non è la radio che incide Franco Cararo. Lì mi messo Franco Cararo su una bottiglia di vino che mi veniva i brividi quando che mi beveva vino, perché mi beveva tanto, che mi veniva i brividi. Dovevi mettere una salopetta, quel suo coso qua che tira fuori che hai mentine, con una cassetta, che devi fare cassette, e finire a parlare di Franco, perché Franco mi gada tanto, io lo amo ancora, te dico, anche la sua famiglia, sentire parlare di Franco Cararo da 7 persone, che è l'esatto contrario, perché se non hanno mezzo ascolto radio, l'esatto contrario di quello di Franco Cararo mi prende a vomitare, non mi so neanche ha scritto agli amici di Franco Cararo. Ascoltami, sì. Ascoltami Claudio, guarda che se tu sei qui da un anno e mezzo, io da un po' di tempo trasmetto molto meno in radio, perché prima ero molto più presente. Le volte che tu mi hai sentito parlare di Franco Cararo le puoi contare sulla mano, perché io non lo nomino quasi mai in radio, capito? Cioè, non mi dispiace, perché tu hai un attimo generalizzato, se permetti. Io voglio distinguermi da chi che si mette in bocca o se lava sempre a bocca con Franco Cararo, perché sono anch'io contraria a queste cose, capito? Perché è vero, c'è gente che nomina Franco Cararo e non è neanche degna di menzionarlo, capito? Ma mi dico che è radio, no, non è la parola di Franco Cararo, dobbiamo parlare della situazione che è adesso. Non possiamo essere le 800 persone che siamo andati da qua, che siamo andati da A, che abbiamo fatto 4 mesi comico, adesso non si può fare. E allora, quello che dico della radio, che come vecchio componente della radio, perché ho fatto parte del Consiglio di amministrazione, ho fatto... Sì, beh, mi ricordo bene di te. Ma ecco, non avevo su qua radio, dico che a radio, chi che sia anche responsabile dei programmi, deve essere più pluralista, deve esistere qualche contraddittorio. Franco viene a parlare di fascisti, Franco domenica parla di manare in testa con mia cugina e che era Ariana e Gigi
e Livio, se li vai autonomi per gli tutto a Manara, che gli altri piccati in cucina che fanno la media babessa, fa spaccare la testa, certo capito, perché ha fatto parlare una fascista a quel tempo era, Franco era molto pluralista, non sarai te, e per parlare anche ai estremi contraddittori, invece qua non vede più dirette. Ma comunque Claudio, comunque il contraddittorio qua lo lasciamo parlare, almeno io parlo sempre per quanto riguarda me, non permetto a nessuno comunque che offenda gli altri nella mia trasmissione, che se la prenda con qualcun altro, perché deve venire qua e confrontarsi se vuole, ma quelli che si nascondono dietro il microfono, infatti le telefonate anonime io non le prendo neanche su perché non le considero, e mi dispiace perché, scusami, penalizzo qualcuno, però guarda, assolutamente io credo che qua dentro si lasci parlare anche chi non la pensa come te, perché c'è una varietà di persone. È certo che la radio è cambiata, non è più quella di Franco Carraro, e comunque non so che cosa avrebbe fatto Franco in queste occasioni. Franco era il primo a dire venite qua se volete confrontarvi con me, e se riuscite io sono anche disposto a cambiare idea, se riuscite a convincermi. Beh, non vedo la differenza, capito? Sono d'accordo con te invece quando dici che qua dentro c'è gente che nomina Franco Carraro a sproposito, che probabilmente non l'ha neanche conosciuto, capito? Sì. Questo ti do ragione, però per il resto, dai, la radio sta andando avanti, io capisco che non si può accontentare tutti. Ma è cambiata, c'è stato un cambiamento e Franco non c'è più. Lasciate di fare gli amici di Franco Carraro, stava a radio. Dunque, identificare Franco Carraro in una bottiglia di vino, usarlo per tante robe, perché appena detto, non saprei cosa farebbe Franco. È la prima volta che andiamo al biologico, mi, Lidio e Domenico, che Lidio è già morto, caso è ancora vivo, portiamo casa ai guantini del biologico. Franco mi diceva, ma se non hai messo a campo, però se per andare tutti i guantini, e andiamo in bagno, che sei in bagno d'ore, e se ne sei guantini, e se partivo con che piccole robe che viene in erbolisteria, tutto che roba, e se mi fuori con questo a radio, ma non è solo che quello che mai a te, che roba qua, per carità, ma mi viene mai a me. Ascolta, perché voi anche certi conduttori, posso fare anche nomi perché dei miei amici, certi con i mani falso, certi conduttori che gada tutto per la radio, gada tutto, gli gada sangue, che gli hanno cammin radio, gli gada sangue, buttarli fuori, no, quando faccio l'esame di coscienza, guarda, amico, ascolta l'addio di Demetrio Battaglia. Demetrio Battaglia quando ha fatto l'ultima trasmissione, ma non perché la via, nel senso personale, e che ha fatto una lettera, quella dovresti metterla su sempre. Poetica, per tutto. Dobbiamo fare un muro contro. Guarda che Demetrio non è stato mandato via dalla radio, l'abbiamo pregato di rimanere Demetrio. Gli ha fatto un appello la Arianna durante un'assemblea che abbiamo appoggiato tutti. Non dire stupidaggini, Claudio, per favore, non dire stupidaggini, perché Demetrio, se vuoi parlare di Volpato, se vuoi parlare, non sono stati mandati via, se ne sono andati, anzi, noi abbiamo, io mi ricordo, e Giorgio Occhio di Lince, rifiutato le chiavi e le dimissioni di Franco Volpato. Franco Volpato, fate conto se 30 anni che le ha. No, 30 anni no, perché è il mio dopo. È arrivato dopo, sì, Franco Volpato, e comunque anche per quanto riguarda Demetrio, io mi ricordo l'appello che gli ha fatto l'Arianna e non ha voluto sentire ragione, capito? In un momento in cui la radio, Claudio, se permetti, io c'ero qua dentro all'assemblea, in un momento in cui la radio avrebbe potuto aver bisogno anche di lui, lui ha preso dalla radio, scusami se te lo dico, quello che gli accomodava, non che se sta più Franco, se n'è andato. Demetrio? Però Demetrio, certo, no. Demetrio non è stato, non dire cose che non sai, Claudio, mi raccomando, non volevo fare una trasmissione polemica stamattina, capito? Anche perché non sto bene, caspita, però ascoltami, non sta a dire cose che non te sai, perché è stato supplicato da noi a rimanere il signor Demetrio Battaglia, visto che ti hai fatto nome e cognome, hai capito? Ascolta, tacca sempre, Guido, che Demetrio Battaglia, non so perché andrà via, mi come ascoltatore, non so niente di queste robe qua, mi dico che la lettera che ha fatto Demetrio Battaglia, dovremo farla anche per politica, per lavoro, per tutto, dobbiamo fare muro contro muro, dobbiamo sempre di contro. Demetrio doveva rimanere qua dentro a proporre le sue idee, a dare le sue idee che erano buone. Doveva stare qua dentro. Hai capito? Se poi lui se n'è andato perché aveva problemi di lavoro, bisogna rispettare le idee delle persone. Ma non, tu hai detto all'inizio è stata mandata via gente lì dentro. Non è vero. Non è vero, hai capito, Claudio? Ma neanche fammi il nome di chi è stato mandato via. Beh, perché se sta mandando via, mi pare che guardando YouTube, uno che si chiama Diablo, che non conosco. Ah, chissà come mai è stato mandato via. Lo sai perché è andato via? Non lo so. E allora
se non lo sai per quale cavolo di motivo. Oh Madonna, se... non farmi, sta attento Claudio, io sono tanto contenta di averti sentito perché ci conosciamo da una vita io e te. Però non venirmi a dire cose che non sai, non so perché, su YouTube, su st'altro sito, possono scrivere quello che vogliono perché stanno solo buttando, non voglio dire che a parole, buttando... Beh, no, ma... avanzi di fognatura addosso a questa radio, hai capito? Qua dentro bisogna costruire, non disfare. Ascolta, ma non mi voglio neanche parlare di certe robe, perché non so, afferrato, quindi... E allora è meglio che tu non dica niente, hai capito? No, mi dico quello che mi sento di dire. E allora tu di quello che senti, ma non perché se sta manda via quello o st'altro, se non te segna anche il motivo. No, no. Perché tu sei venuto fuori dicendo... Avete buttato fuori, non è stato, cioè certo qualcuno che faceva danni qua dentro è stato buttato fuori. Mezzo, al di là di quello che ho fatto del mezzo che non so, avete da applicare, ascoltarla bene. Dobbiamo fare molto. Doveva restare qua dentro a leggere questa lettera continuamente, se è tanto importante. Perché lo fa da fuori? Scusami, sai, o perché non è venuto qualche volta ospite in trasmissione da noi? Che gli avremmo aperto le porte. Queste cose io non posso sapere. E allora se non le sai perché dici buttato fuori? Ma dai Claudio, dai. Ascolta, qua aveva scritto Robert Bank a Obama, perché se mi odio Obama, proprio gli americani non gli mettono mai, proprio questo è venuto a fare, demettere la lettera che ha fatto di addio, anche fatta giusta, diamo da comportarsi così, nel lavoro, ma non può neanche in tutto. Io non dico niente perché non l'ho letta e non so neanche di che cosa parli. Mi riserverò di leggerla oggi quando vado a casa. E ora attenta, non che mi questo a me. Se non te l'hai letta, te senti adesso che non sai cosa che hai scritto. Ma io non ho neanche menzionato la lettera, sei tu che la guarda che io non ho neanche parlato della lettera di Demetrio. Ti ho detto semplicemente se era così importante, doveva. Guarda che non è una lettera, la lettera è tu che sei di responsabile dei programmi. L'ha letta prima di dare l'ultima sera che ha trasmesso, l'ha letta in diretta da Gamma 5, tu che sei responsabile dei programmi dovresti saperlo, perché quella lì ce l'ha letta in diretta da Gamma 5, in diretta. Vabbè, ma quante volte l'hanno ascolta, ma tu pensi che io quando sono a casa, quando sono in giro, magari sono fuori dalla zona di ascolto della radio, io ascolti Radio Gamma 5, ho anche altre robe da fare nella mia vita, io devo curare il palinsesto e dopo rispondo a un consiglio di amministrazione, capito? Ma che mi lesa tutto quello che dice qua dentro in radio? Cioè mi dispiace, ma non è così. Quella lettera non è stata fatta, quella lettera che ha fatto di addio non è stata fatta oggi, è stata fatta al tempo che fu, quindi non ti puoi dire che non te lo sei. E allora la lettera fatta bene, al di là di quello che può essere Demetrio Battaglia, che io non lo conosco. Ma guarda che ti posso dire che Demetrio, l'ho detto anche prima, doveva rimanere qua perché era un programma importante il suo, perché Demetrio sempre, io ho i libri di Demetrio a casa. Ah, caro, va bene. Beh, capito, voglio dire che io per Demetrio avevo una grandissima stima, mi ha deluso, hai capito? Mi ha deluso lasciando la radio in questo modo, però è una cosa mia, non posso parlare per gli altri, io parlo per me, ho provato una forte delusione quando Demetrio se n'è andato, butto che ti lo dica, questo è il fatto, hai capito Claudio? Ma ora, ascolta, in radio, non vede che mi piacciono le dirette, non vede dirette in radio, non vede dirette! Ma io mi sto domandando perché ti stai scaldando tanto, scusa. Vieni qua, in assemblea di conduttori e fai domanda, devi fare dirette, ti? Può anche, no, dirette non so perché lo so. Ah, vedi, tu bene. E allora vieni, c'è stata un'assemblea dei conduttori venerdì scorso, perché non ti sei presentato? Perché non devo presentarmi, ci vuole, leggo il sito di Gamma 5, o essere invitati da CDA qua e là, ma comunque adesso è un anno e mezzo, posso che farmi vivo di nuovo, perché certo. Questa rabbia qua, perché Gamma 5 è stata una parte importante della mia vita e avevo vissuto come la famiglia, questo deve esserlo, perché mi ha adaglia finché sia per 4 anni. Sta su zio, credo capito. Sì, certo, certo, Claudio, lo so. Questa rabbia, perché ho ancora Gamma 5 dentro. E se tutto falso, per me, che sono, se è falso, vuoi che si dica che ancora la sua risposta di Franco. Giusto o sbagliato che sia, Franco non vede più, ha una radio, che deve andare a darsi una setta per vegetariani, le cose, non su vegetariani, perché dopo anche a me fare che roba è, e non so come fare il salto di qualità, perché sono convinto che mangiando vegetariano si sta meglio, ma non so come fare il salto di qualità, però diventa una setta, e solo che Steiner, che roba è, con pure i libri di Steiner, io ho portato in radio i primi Steiner, nel 1980, vi porto se vuoi. E sta rabbia qua deriva dal fatto che taglio ancora la radio Gamma 5 e non mi scondo da Dio.
Drio ha un numero falso, Wilton cambia numero e Wilton ha via tutto ieri. Non mi scondo Drio niente e molto probabilmente mi farò vivo anche in radio, chissà che merci te. E dov'è il problema, certo? Ah, ma ecco, manco mai. Ma ti metto, vieni il consiglio di amministrazione, c'è scritto che puoi venire solo. No, non ho parlato di consiglio di amministrazione, in assemblea dei conduttori ho detto. Ma all'assemblea dei conduttori che si può venire tutti? Certo. Ma tutti un attimo, dicono quelli invitati, ma se tu vieni, cioè con la storia, col trascorso che hai avuto a Gamma 5, però Claudio, non abbiamo mica bisogno di gente che si scana, sento, possiamo ragionare in maniera tranquilla, hai capito? Perché non mi sembra che in questo momento tu sia una persona tranquilla. Esatto, non lo so tranquillo. Ma non potevo mica essere l'oggetto del sfogo di tutti quei che non ricomoda a radio di adesso, eh? Ma qui che non è comoda là, non puoi neanche entrare in diretta perché hai avuto due temporale. Non è mica vero, io non ti sto... Non sento una telefonata con una contraria, una telefonata che dice migliorare la radio, fare qualcosa. Non la sento. Tu ti sei udito e basta. Dove sei contenuti la radio? Mi piace, ecco, l'unico che vede Gianluca che mi sono sempre sta. Luca degli irriducibili. Mi piace che la trasmissione alta che parla di problemi che mi ho sempre seguito a quando che era Franco. Ma no, poi è una nenia, che di mai a uno, non cos'è un pluralismo. Ascoltami un attimo, e se nel momento in cui la radio facesse un passo indietro, tornasse a quella che era prima, tutti quelli che sono presenti adesso, cosa fai se suicida tutti? Ma non posso suicidarsi, bisogna accettare le diversità. Ma qua non si tratta di diversità, si tratta solo di gente che... Tu sei l'unica persona che riesce a stare al telefono, io ti tengo finché hai voglia di stare al telefono con me, anzi, voglio dire più di così, che non sei... d'accordo con quello che sta facendo. Io ti lascio parlare, dove sia il problema? Io ti ho detto anche prima che butto giù il telefono e non lo faccio quasi mai, anche perché non so qua quasi mai, lo faccio con chi offende. Ecco, buonanotte. Ecco. No, tu non offendi nessuno, stai esprimendo la tua opinione, però in maniera un po' troppo ansiosa, capito? Sono arrabbiato, io sono sempre stato così, quando che era sempre con l'inizio della radio, ho sempre fatto questa roba qua, e abbiamo una modifica, sto quasi un problema mio. Ma certo che è un problema tuo, però noi siamo qua, capito Claudio? Non sono d'accordo con che fa la radio. A radio fa sta roba qua, ok, che esca anche le altre robe. Vedo che più no, tu, no, sempre la nenia che uno deve, non so, dato che dimmi se è possibile una roba del genere. Mi dico solo che la radio gare varie cose, ma dopo non sono d'accordo su quello che vogliono fare a radio, che la fa quello che fa adesso, che la fanno sempre, perché si crede che persone qua, persone anche che nel suo campo si è preparate, per carità, ma esca anche le altre robe. Scusami se... E allora che vengono avanti le altre robe, no? No, senti che hai altre idee che stai... E immaginati o messi nelle condizioni di dare... No, Claudio, porca miseria, no, fammelo dire. Le persone che sono state allontanate dalla radio, dal CDA, sono persone che facevano danni qua dentro, che non portavano niente di buono, perché le altre persone che se ne sono andate, o se ne sono andate perché ormai era arrivato il loro tempo, non puoi legarle qua alla sedia della radio, ognuno è libero di andarsene. Ci sono state persone sulle quali non eravamo tanto d'accordo che se ne andassero, e hai fatto un nome, Demetrio, non eravamo d'accordo che se ne andasse, ha voluto andarsene lo stesso. Demetrio l'ho fatto, perché quello che ha indicato la strada da seguire per fare le cose, a me piace, è non andare muro contro muro, in fabbrica siamo andati CGL contro CISL. Oh mamma mia signore. Non lì ma studiante, che era super da stare stressante. No, anche perché non sto bene, guarda che non sto bene stamattina. Sì. Ma se ricorsi quasi da fare a 4 oggi a che parlasse bene. Certo, vorrei incontrarti comunque Claudio. Sì, come responsabile del palinsesto, tu mi dici che non sei la lettera di Demetrio, io ho capito. Che nei contenuti mi non parlo di Demetrio. Quello che ha scritto era una lettera che metteva. E da applicare nella vita, E perché non l'ha applicato qua dentro visto che ha scritto la lettera? Scusami, sai. Ma guarda, allora lui ti dice che non offende qua, io lo so, quella sera non ho offeso nessuno. Nella lettera non offende nessuno, avrete avuto problemi personali voi. Personali. Con Demetrio dici. No, perché tutti che avevo problemi, mi pensavo che se ne fosse andato per problemi di lavoro. Ma cioè, non lo so, cioè i problemi, aveva problemi di lavoro, la giustificazione che ha dato lui in consiglio, in assemblea, ma noi siamo rimasti come se ci avesse dato uno schiaffo a tutti quando se n'è andato, hai capito? Demetrio per quella cosa lì e basta, no, perché conosco, Demetrio. Potrei citare di altri che conosco meglio, ma siccome che non so la roba per certo. E allora è meglio che guarda, prima ne parliamo e dopo eventualmente ne discutiamo, hai capito? Appunto, lì di Vario ha fatto il suo nome di Demetrio, perché ha fatto quella lettera, che altre robe che mi sono avversione, non ho parlato.
Non dopo io mi dimmi robe, perché se mi calmo, sono stare calmo, delle altre robe ne voglio parlare. Mi voglio parlare di una lettera che è stata fatta in diretta a Gamma 5, che ha altri problemi, li so relativamente, quindi non voglio tirarli fuori. Comunque non puoi dire che a radio, se una radio, libera nel senso. Vede solo che medicine, malattie, ma porco cazzo. Mi sono d'accordo che devi mangiare vegetariano meglio, ma l'ara che mangia carne non può essere ghettizzato con l'ara. Guarda che io non sono mica vegetariana, sai? No, potresti anche essere mangiare vegetariana. Mi no, non sanno che penso. Ma qualche cena, ho visto che ti mangiati. Scusa se tu. Ecco, vedi. Ecco, mi sono permesso ieri. No, ma io sono a rabbia, perché questa volta che mi guido un staglio di parole a Giorgio Stocco qua. Lei ha una maniera aggressiva di parlare, forse, ma non ho offeso, non ho fatto niente. Difatti Giorgio non mi ha buttato giù, quindi non ma neanch'io, anche perché io ti conosco bene, perciò. Giorgio non mi conoscia, comunque non mi ha buttato giù né niente, quindi ha detto che guido un staglio di parole. Guido quello che pensavo, in modo aggressivo, perché è diventato così, che sento... Sì, comunque dopo lo diranno magari anche a me, ma siccome ti conosco non c'ho nessun problema, capito? Buona, quindi non ho su qua radio, non ho fatto niente, mi sono avvicinato alla radio e così so, sentire parlare certe robe. Vengo ancora più nervoso che mi veniva quando veniva dentro l'acqua. Mi ricordo, sì. Perché avevo pensato tutto. Mi ricordo, sì. E dopo parlare con Emilio Franco, dopo un certo punto, mi sa che non veniva in radio, sono a mangiare con il suo De Franco fino al 2003. Che mi invitava la sera per amicizia. Certo, ma comunque Claudio, io ti conosco molto bene, per cui non ho nessun problema, capito, se anche ti... Perché la signora Valdia, forse che non mi conosce, perché è sempre per carità. Ma certo, ma... Mi ho udito col cuore e qua rabbia che ho per avere una radio che adesso qualsiasi circostanza del panisetto ha del senso unico. Secondo me... Sì, sì, certo. Ecco, bene, ok. Ha molto più che adesso non faccio un culo, o era Franco, ha commesso su qua d'aria 30 volte, trottolino amoroso perché ti aveva d'aria. Da sabato ho messo 30 volte trottolino amoroso, e non guarda più a nessuno per dire guarda che la radio si incantà, è mia d'aria, e ho messo 30 volte trottolino amoroso, ma voglio neanche di contare la radio, con Otello, con Erminio, con Harold. Sì, mi ricordo, sì. Dai, scusa delle mie cose. Ma no, figurati. Ma è un'altra scusa, è una roba che mi ho sentito fare. E adesso interverrò sempre di più e se mi butto su una volta che mi sto a fare via radio, arrivo a cattiveria, a tiro fuori ancora, che ho 60 anni, guarda che se mi butto su una volta la telefonata, a mai lo cancello, perché sono ancora da vecchio stampo. Va bene? Va bene. Ok. Beh, ok, va bene Claudio. Che non metti il numero di telefono sulla lista nera, perché... Madonna, ma cos'è che stai dicendo? Ma Claudio, ti prego, dai, per favore, dai. Dai, Claudio, per favore, dai. Certe persone che hanno il sangue come me, quando sono partiti, dai, non può essere esclusi a priori dalla radio, dai. No, aspetta un attimo, comunque non è neanche giusto, dal mio punto di vista, Non è neanche giusto, comunque, quando tu telefoni, ti poni in questo modo con una persona che non ti conosce. Io che ti conosco posso anche reggere la tua telefonata, capire e contestarti anche. Ma tu non puoi pensare che una persona nuova, dopo tanti anni che tu manchi, se te metti a parlare in maniera così, come si dice, agitata, regga la tua telefonata. Questo non lo puoi permettere. Dopo dirmi mi vengo a, si me butta so, vengo a e te vedi, cioè è una minaccia che non devi fare in diretta, questa qua, Claudio, mi dispiace. Ma che una volta, a che una volta la radio era, hai ascoltato voi, era aperta, veniva quando ti vuoi, io l'avevo per quello, perché la gente si sente coinvolta, aveva robe spontanee. Madonna santa, Claudio, sono cambiati i tempi, è cambiata la situazione. Ma se cambia i tempi, ora questo primo, sarebbe il cancello, mettiamo il guapo. E allora cosa fai, vieni qua e spacchi tutto? No, spacco, credo che hai detto che spacco. Tu hai detto, se mi butto sul telefono, ciapo e vengo là. Cosa vuol dire vengo là? Scusami, ieri, sai. Ieri invece di telefonare, voi a ciappare, dire a presentarmi a Giorgio Occhio di Lince. Sì. Ma senza telefonare, perché mi telefonare... È una persona come Giorgio Occhio di Lince che non ti conosce, vieni qua dentro e hai questo tipo di atteggiamento. Cosa pensi che possa pensare di te? No, ma guarda che con Giorgio non ho fatto una telefonata di tempo, molto più, 3 minuti neanche, corta, e ne negozio a parlare di Franco. Del discorso che Giorgio è finita con Franco, perché mettere Franco come che sta dipinto come un santino di radio, Franco riesce a fare
Sai cosa hai detto, Franco? Sono perfettamente d'accordo con te. Anche Franco mi ha detto. Claudio, Claudio, sono perfettamente d'accordo con te. Sono perfettamente d'accordo. Franco non è un santino e te l'ho già detto, difficilmente lo nomino io da questi microfoni, Franco, hai capito? Perché io non mi nascondo dietro a Franco Carraro, soprattutto se dicono balle su Franco, capito? Anche perché io l'ho conosciuto anch'io bene. Sì, sì, beh, insomma, cioè, voglio dire, Claudio, che se gente che non va con su e se lava a bocca con Franco, peggio per loro perché non hanno capito niente. Però io non sono d'accordo, sia che del Consiglio di Amministrazione, sia di una struttura che ha fatto che roba da Franco. Franco te l'ho appena detto, ve l'hai detto, vale che mi sono Don Albino. Franco mi rispondeva così, e si sbregava tutto, ribaltava tutto. E si queste robe qua. E c'è poi buttato tutto, ti dico, mi, e bottiglie di lì, a te lì, dosso il muro. Franco, faceva così. Dai, comunque dai, basta perché sennò dormi non avrai. E ho tu cosa rovina. Cioè, dai, dopo tanti auguri, Claudio, eh. Grazie, grazie, dai, che gli auguri un bisogno a tutti. Ah, ma tutti i giorni non sono una vai, perché mi la dai proprio. Ma un giorno come un altro, in ecco, effetti, sì. A parte stamattina mi sono svegliata e si è messa qui più te che correva. Perché quando io mi l'aperto, tutti i sabbi che potrei mi l'aperto. Ho capito tante robe, anche se non so come esprimerle, parlo, ma tante robe, mi ringrazio solo a come sono la gamma 5, ecco, e per due voria che fosse, voria, ho detto, che robe fosse ancora così o più similari a radio che ho vissuto. Basta solo questo, non ho minacciato nessuno, cancello Magno, perché te l'ho detto, ieri volevo andare lì, non telefonare, non rompere le scatole, niente, presentarmi a Giorgio e dire, ma no, ma senza, ma fate conto, venire a, ma tranquillamente. E non lo trovo neanche a forza a venire a, perché io non mi sento in sintonia con questa radio, se no anche a trovare Gigi, ma fate il conto, o trovare Alvise, perché mi ascolto chi ha, e tu ascolto queste persone qua vecchie, e Luca lunedì perché parla dei problemi, che mi sta a cuore, e mi sempre stai a cuore. Certo. Buona, ok? Va bene Claudio. Ti saluto. Fatti sentire. Sì, sì. Ok? Va buono, dai, lo posso sentire, sì. Ok. Se no io parlo per me, no per gli altri, eh. Parlo per me. Sì, sì, no. Anche me vorrò sentire che ho visto, non le conosce. Perché... Certo, comunque guarda che il mio numero va in diretta se vuoi sì, chiamarmi. No, vattimi, va su internet. È tuo numero così. Ma non ho pubblicità da farmi. Ma non è. Ma no, cioè tu mi vedi solo dal punto di vista della pubblicità, scusami Seto. Ascoltami, odio il telefono, no, guarda, odio il telefono e odio dovuto telefonare in diretta. Solo che per dire venire a me non più a scatto. Va bon, dai. Va bene. Va bene Claudio, ciao, ciao. Ci sentiamo, ciao, 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 ciao. Oh mamma mia, aiuto, era una vita che non si sentiva il nostro Claudio. Allora vediamo chi c'è all'autotrappa e anche perché qualcosa fischia qui. Pronto? 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 Sì, buongiorno. Ciao Lili, ciao. Auguri tanto. Grazie anche Davide a te. Davide da Bassano, ciao, alias Davide. Lino da Cittadella. Ascolta, aspetta questa radio, che... sai, del 79, una roba del genere. Il signor Claudio Coletto, lo conosco... ormai da tantissimi anni e abbiamo anche parlato insieme qualche volta, ma in che occasioni, visto che, scusa, hai fatto determinate affermazioni, è giusto che mi possa muovere una critica senza offendere, in che occasioni? Quando che faceva trasmissione insieme con Otello? Sì, allora, mi ricordo, sì. Sì, no, con tutte le cassette, tutte, ah. E con tutte qua, anche in una barca a casa. Allora, dico, te ne sei sempre proposto nel corso degli anni in un certo modo, perché adesso, del punto in bianco, te salti fuori, sono giorni che lo sento, con determinate affermazioni che tra l'altro lui stesso è ammesso di non essere al corrente dei fatti. Sì, è vero. Cioè nel corso degli anni è andata gente che è andata via dalla radio. E è andati via per i svariati motivi, ma è andati via loro, che ho fatto una scelta loro di andare via. Certo, è quello che ho non detto. Faccio nomi, ma mi ricordo che sta chi che è andata via e mi è dispiaciuto tantissimo perché la trasmissione era molto interessante, non faccio i nomi, ripeto perché non voglio creare polemiche, ma è andati via perché Niga accetta un regolamento che prevedeva che chiaramente se ti fai determinate affermazioni o se ti dici determinate robe te assumi la responsabilità di quello che ti dici, per esempio, perché se no succede come che altro paiasso che ha fatto ciappare la radio una multa di non so quanti mila euro, se ricordiamo queste sì, robe, sì, beh, certo. Tutto qua. Allora dico, ok, fai pure le tue sì, i tuoi interventi, ma documentate ben prima, anche perché, ripeto, a parte uno o due casi ben precisi, le persone che, come ti ho detto, Tiga, i creava danno, i portava danno a radio, ma nessuno si sta allontanando, e c'è sempre state scelte individuali, punto e basta, essendo che questa è tra l'altro una radio libera, e non te c'è nessun obbligo, non te c'è nessun contratto, che problema che c'è? Uno va via, va un'altra parte, basta, cioè, onestamente, tante robe che ti vedi in internet, il blog, YouTube, eccetera,
Non si capisce per cosa che deve essere questo attaccamento, cioè, più che Radio Libera, tu vedi che se andassi in mano a certe persone sta radio sarebbe tutt'altro che libera, senza, ripeto, fare nomi e sì, e riferimenti più precisi, tanto sappiamo bene come che c'è. Comunque vabbè dai, ascolta, volevo solamente farti gli auguri. Grazie. Gli faccio a Claudio, perché da una vita mica non lo sentivo Claudio, onestamente, sono stato come minimo 20-25 anni che non lo sentivo. Sì, e anche mi sono chiesta più di qualche volta, anche perché è stato menzionato ogni tanto da noi, così, da noi vecchi, diciamo, della radio, sì. Claudio. Beh, sì. Era un pilastro dentro, come presenza, certo, come vedevo a certo. Qualche cena, ho visto, cioè quando al Pioppetto, mi pare, ho visto varie volte, insomma, Claudio, ma te vuoi in qualche fotografia che gira in internet, che sei anche Claudio, non so se sei presente. Sì, sì, sì. Vabbè, tutto qua. Va bene. Ti auguro una buona giornata, grazie, una buona continuazione, anche a te. Saluto tutti quanti. E tanti auguri anche a te. Ciao, grazie. Ciao, grazie a te, ciao, ciao, ciao. Mamma, pensavo di fare una trasmissione, Tony, comunque l'ultima telefonata qui è stata abbastanza carina, e dopo uno sterminio di messaggi da leggere e da fare auguri. Pronto 700? Pronto? Sì? Pronto? Pronto. È la radio Sgalmara 5 che ho per parlare. E questa è la Sgalmara 5, sì signor. No. E sì che parla, puoi parlare qui a per forte perché fa poca roba, non sento un caso. Aiuto. Adesso mi sente, che ho mal di gola. Detto, non mi interessa. Detto qualche rimedio per mal di gola, parla. Signor Neno? Ah. Detto rimedi per mal di gola? Maroi di gocchi, signora. Chi è che parla intanto? Intanto sono Lilli. Ah, signora Lilli. Caro. Buongiorno, credo che fosse la signora Marina. È la signora Marina, sì, in montagna. Perché qui avete sempre signora Lilli per radio. Sì. Ha pensato che avesse comprato radio la signora Marina? No. Stava attenta signora Marina, signora Marina. Buongiorno. Signora Lilli? Pronto? Sì, sto ascoltando. Mi sentivo tu? Io vi sento, sì, vi sento. Come sto qua, devo finire a sboazzare, no? Sacramento no, e va che salta su pa gruppi a Sacramento, ma. Ah, e sogno, moia. Senti che roba, ma le hai in sottofondo? Perché quando che parla radio, che è Franco Formaiaro, che parla sul disco come no, signora Marina? Sì, sì, registro. Ah, beh, faccio più là anche, signora Marina. Da, signora Marina. E dai, questa signora Marina, signora Lili, siccome che non sono abituata a Malaga, capito? Anche perché non che so mai anche qua. Anche lì mi frega a caso il pipe radio, cosa vuoi, mi ascolto quando che mi interessa, capito? Certo. E ora voglio dire no, che se puoi calmare via perché no, e va che va su pa gruppia. Si sono spaventate. Sacramento di Dio, mi lo so, a sia Canada, è vero? Sì. Aspetta, sono io, vai. Aspetta, daghi. Ah. Daghi da mangiare. È maroi di gonfi, signore, a Lili. Ma no, ho detto la gola, no? La gola, sì, è gonfia. Sì. Ah, niente, grappa con miele, signora Lili. Grappa e miele, va bene. Non sta a ascoltare nessuno, no, sta a ascoltare nessuno. Prima devo andare a casa, mettere giù la macchina e dopo bere grappa e miele. Ah, sì, e dopo si mette a bere calda in stomaco. Sì. E sta in netto sotto il quarto. Sì. Sono io! Non mi sto parlare, ciò. Penso di finire a sguardare. A voglio dire, se vedemo il 17 di gennaio, signora Lili. Sì. Ho capito. Come viene vestita tu? Sorpresa. Ah, può darsi che non venga vestita. No, senza niente. No, non che acciappa il cuore, signora Lili. E non che acciappa il cuore. No, un attimo, sogno. Ciao, poi dire una parola. Ma perché vorremmo fare che chi che vuole mettesse in tema come... Ha capito? Sì. E il tema qual è? Sta, va che... Ah, va bene. Come siamo noati qua. Va bene. Io la capivo come... Sì. Grazie. Ecco, sì, beh, quello che avevo detto, per tornare un attimino al discorso, che poi andiamo oltre, ovviamente, è quello che avevo detto anch'io, che nel momento in cui questa radio è cambiata, sono cambiate le cose, sono arrivate persone nuove, persone, ovviamente anche per un ricambio naturale di gente che in qualche modo se ne va, arriva gente nuova. Tornare a come era prima non è possibile, anche perché appunto non c'è più Franco, e poi se torni a fare cose diventi solo una brutta copia, uno scimmiottare quello che c'era prima, e non va mica bene. E poi rischi di accontentare
quello che è rimasto della vecchia guardia di Radio Gamma 5 e non accontentare e deludere quelli che ci sono adesso, per cui è sempre un rischio. Io ho i capelli lunghi, domani me li taglio perché so che qualcuno preferirebbe che avessi i capelli corti, ma dopo quelli che apprezzavano i capelli lunghi potrebbero dirmi: ah, stavi meglio prima. È difficile, ho fatto un esempio banale, però è difficile accontentare tutti. Ognuno va avanti con le proprie esperienze, come ho detto prima. Adesso vediamo. Buon Natale Lilli da Gustavo e famiglia. Buon Natale anche a te Gustavo, tanti tanti auguri anche a te. E vediamo chi c'è al 700 700. Pronto? Pronto, buongiorno signora. Buongiorno. Mi parla al telefono per favore. Non ho capito. Mi parla per telefono. È un po' difficile. Non mi sente per radio. Non mi sente. Vicenza. Anche lui, il fratello che criticava, anche lui ha le sue ragioni. Ma io sono d'accordo che ognuno ha le proprie ragioni che viene fuori, però non è questa la trasmissione che stamattina. Quel filosofo, tutto si corrompe sotto il flusso di leggi cattive. Beh, allora? Punto e basta. Ah, ecco, vabbè. Buongiorno, signora. Buongiorno, buongiorno, grazie. Buongiorno. Pronto 838. Ciao, inizio raggiungi, buona serenità, è tutto bello, sono buono. Grazie. Fai il mio parere. Ascoltami, non puoi abbassare un po' la radio perché ti sento come in un'astronave. Mi senti dai? Sì che ti sento, e tu mi senti? Mi sento lontana, comunque posso dire un parere, sai, a me piacerebbe che magari il dialogo, sì, i messaggi, ma che gli sia anche il dialogo per telefono, se può essere disponibile. Dopo, secondo me, alcuni conduttori hanno ragione di mettere giù la linea a un grande ascoltatore, perché sono molto offensivi. Vorrei vedere, è un mio diritto, le fermate hanno una doppia faccia, capisci? Sì, sì. Le ragioni e i torti, va bene? Sì. Grazie. Grazie, ciao. Tanti auguri anche a te. A te e la tua famiglia, buone cose. Grazie, no? Anche a te. Io amo molto il rosso, lì. È un bellissimo colore, sì. L'amore anche, Certo, ciao, certo. Grazie. Ciao, ciao cara, grazie a te. Sì, perché poi... aspettate un attimo, Madonna, ma perché fischio così io stamattina? Per quanto riguarda le telefonate, sì, preferisci che ci sia uno scambio... di telefonate vocali, diciamo, tra ascoltatori e conduttori. È vero, io le apro tutte le telefonate, a meno che non siano quelle anonime, e mi riservo anche il diritto di buttare giù una telefonata se diventa offensiva nei confronti o degli ascoltatori che sono intervenuti prima o degli altri conduttori, perché noi qui dentro abbiamo un codice regolamentare che dobbiamo rispettare tutti quanti, per cui bisogna, appunto, se c'è qualcuno che ha qualcosa da dire, che lo rispetti. E scusatemi, sono stata distratta da un paio di loschi figuri che sono entrati qua con aria minacciosa, e adesso vediamo se la canzone che volevo, un pezzo di musica classica, così farò contenta st'altra di prima, anche se non c'è un coro. Vediamo se sono riuscita a beccare quella giusta, perché il lettore mi dà informazioni. Aspetta. Non ho sempre Antonello Venditti. Va bene, metto questo brano musicale un attimo, perché vado a vedere le persone che sono passate a salutarmi, e noi ci sentiamo tra un po', casomai, per i saluti, e a tra poco. Oh mamma mia. Allora, qua mi dice Lilli, puoi dedicare a tutti gli ascoltatori il mio regalo di Pierangelo Bertoli? Allora, guarda, una canzone che io avevo in mente di Bertoli, che ho aperto la trasmissione con È nato si dice, quella che Bertoli ha dedicato al Natale, e vorrei anche chiudere con una canzone di Pierangelo Bertoli, che, visto che è stato nominato il rosso dalla Maritza, il rosso è il colore di Natale, il rosso è il colore dell'amore, mi ha detto qualcun altro, vi lascio con la canzone Rosso colore di Pierangelo Bertoli. Vi rinnovo di nuovo i miei auguri di Buon Natale. Vi lascio poi in compagnia della registrazione del nostro presidente, di Paolo Girotto. E pomeriggio saranno un po' cambiati i programmi, appunto anche per il fatto che il nostro Alvise ha la febbre alta. Mando un mondo di auguri anche ad Alvise,
di pronta guarigione, comunque ci sentiamo oggi pomeriggio al Bise, e dopo a rotazione Irriducibili, Luca e come al solito giovedì. Non ci sarà la signora Marina perché è in montagna, però ho fatto del mio meglio per farla sostituire. Grazie a tutti, un abbraccio, un buon Natale ancora e ci sentiamo la prossima settimana per parlare magari con qualche dato di fatto della situazione a Cuba. Grazie a tutti, ciao, un abbraccio da Lilli e a presto. Ciao ciao.